pistola oro, mille oggi corrono i basta. Difatti mi pare mi disia sempre. Se la teva bene te mor, se la teva mal te resta un po' regramo. Adesso guardeve la puntata. Vania porta avanti l'idea di lavorare con la torretta. Ma s'accorda! Lei corda qua, eh! Ma va incontro a mille difficoltà. Di qua non tire! La saccia palla, anni che ti era tio, niere! A Pian del Cansiglio anche Vania ha deciso di mettersi in gioco, cambiando il suo rodato sistema di lavoro nella speranza di mantenere l'impegno preso con il fratello Abramo. L'idea di Elisa di prendere la torretta è molto buona, perché quando l'hai messa giù, dopo fai il lavoro, non rovini le piante, e in questo periodo che il tempo è sempre così, non distruggi le piste. Il problema è che noi esperienza non ne abbiamo, siamo tutti nelle mani di Fabio. Non vorrei che facessimo tutto questo per poi non riuscire neanche a preparare i tronchi per Abramo. Come fate a salire nel processore con sto coso? Boh, vedo. Elisa, parlando con sua mamma, gli ha messo in testa di adoperare la torretta, no? Sinistro e destro, guardando così. Però, da dire, la torretta e il fare... Sempre così. C'è di mezzo proprio il mare. Il senso della marcia. Ok. E lo fare il segno qua, oh! I problemi sono iniziati subito, perché il camion su non andava per quella strada. Ho dovuto chiamare un mio amico, agricoltore, a Girampel, pena pena, che so che ha trattori pesanti. Il mio non avrei fatto assolutamente niente. Boom, trio, trio, gira ancora un pel. Aita, aita. Vedendo tutte quelle manovre, mi sentivo un po' di responsabilità. Speriamo di non aver fatto una cazzata. Per me ci saranno meno difficoltà, perché non dovrò più sboscare le piante col trattore, quindi sarà meno faticoso. Mettiamo in moto e stabilizziamo subito, la tiriamo in bolla. Però prima di utilizzare la torretta c'è il montaggio. Ci sono quattro funi in sicurezza chiamate contromesatura da mettere dietro. Per il momento... Diego Greifenberg è venuto giù lui a portarci giù la teleferica. Tu vai su qua. E adesso provo piano piano, cioè svolgi e svolgi, quindi se vai svolgi, ecco. Ci aiuta anche nel montaggio. Quindi tiriamo giù più o meno il doppio dell'altezza della torre, quindi circa una ventina di metri. Ok, una fatta. Allora, quando faremo la tensionatura portante, la cosa più importante che devi guardare te è la pressione. Tu alzi qualcosa, più pesante è, più va sulla pressione. Stessa cosa la macchina qua. Parti e cominci a svolgere, corretto? Posso? Falla l'americana, fammi così, perfetto. A questo punto, piazzando il pulsante di avvio e muovendo il joystick, noi inizieremo a rilasciare la fune portante. Non da niente, sennò che noi non è un parquale. Tu in mezzo al disastro. Lei è passata fuori qua. Ora qua è cercare di buttarla sempre sopra le rame, sì, che si incastra e manco curve possibili, ma qua è un macello andare fuori qua. Sul montaggio della teleferica la cosa più faticosa è proprio stendere la portante verso valle. Guarda via, andè Fabio. Vedi tu che le tre piante col fagherla. Sì. Appena le sole le tre piante va fuori così, dopo non do le pesconto. Ma adesso io mando via persona qua. Sì. L'idea di montare la teleferica è stata di Elisa e di Vania. Visto che l'idea era buona, proviamo a tirare la corda. Vai! Guarda questa tenda, poi davvero ti spacca sugli ossi. Allora venire domani, Fabio. Dopo sì. Mola! Fa fatica la corda, perché? Daniele, va a Pindò che ti gana, ma... Sì. Vieni a Pindò, fai il giro del fianco, che non le piante. Camminare sopra le piante si scivola e si va male, perché ci sono rami per terra, ci sono piante, c'è sassi e si va a rischio di andare a farsi anche male. Vieni qua in cima un attimo, tira l'ampel, qua sopra. Fabio, te puoi tirare!
sta corda! Vieni corda qua, eh! Lei mola qua! Mola ancora! Ancora 50 metri! Sarò anche titolare dell'azienda, sì, che tanti i mari dicono, lei non fa fatica. Ma non è così. Se c'è a far fatica non mi tiro assolutamente dietro. Anzi,